Sono Gerardo Falcomione, Artiday, sono amministratore delegato di Red Lighting, società recentemente fondata assieme a Franco Natali, altro amministratore, e al gruppo R&D International che partecipa con noi a questa iniziativa. Siamo nati all'inizio di quest'anno, ci occupiamo di illuminazione per l'intrattenimento, abbiamo una linea di prodotti completamente innovativa, molto vasta, intendiamo essere un player di primo piano per gli anni a venire. Una linea che abbiamo presentato, stiamo presentando qui a Francoforte con prodotti sia per l'indoor che per l'outdoor, anche se guardiamo da pochissimi giorni anche online, quindi ci può venire a visitare sul nostro sito www.redlighting.com. Abbiamo sede Firenze e una sede staccata a San Giovanni Marignano. Red Lighting è nata ora, ma è già presente sul mercato, è già conosciuta sul mercato grazie anche all'altro fondatore che è Franco Natali. Abbiamo una serie di distributori in vari paesi del mondo, intendiamo averne molti altri per il futuro e stiamo avendo grande successo, ci stanno cercando in molti in questi giorni da Francoforte. Per quanto riguarda Italia invece abbiamo altri. Sono Franco Natali, sono il direttore commerciale e amministratore della Red Lighting e volevo presentare questo prodotto, che è il prodotto diciamo più innovativo che abbiamo tirato fuori in questa fiera, cioè il Quadro B24. È un prodotto molto innovativo perché oltre ad avere un wireless di controllo sia in entrata che in uscita, funziona con una batteria al litio che lo fa restare acceso fino a 18 ore di funzionamento wireless. Per chiunque debba collegare un prodotto a LED che abbia una buona potenza di luce senza dover collegare all'elettricità il prodotto, lo ricarica la notte e il giorno dopo lo fa funzionare. Piccoli concerti, feste di piazza, luoghi dove imbarcazioni, grandi navi dove non ci sono problemi di passare i cavi, luoghi dove ci sono tipo convention, dove non c'è il problema di passare il cavo. Hai il controllo singolo di ogni LED, quindi si può controllare tipo pannello video quasi, e oppure al controllo a quattro canali con l'RGB e il LED.